Buona domenica! Il tempo di Quaresima che si è aperto mercoledì scorso con la solenne messa delle ceneri ci ha ricordato che il tempo di Quaresima è un tempo propizio per tornare all'essenziale della nostra fede. Il digiuno, la preghiera e l'elemosina non sono dei gesti da fare giusto in un certo periodo dell'anno, ma dicono quella che è l'essenza del cristiano, rivolto verso Dio e verso il prossimo. Ecco che allora siamo chiamati, soprattutto in questo periodo, a riscoprire quello che è il cuore del nostro essere cristiani, a fuggire l'ipocrisia che è sempre in agguato e a tornare a quella che è l'origine che ci rende figli di Dio, cioè il nostro battesimo. Non a caso nel Vangelo Gesù è condotto nel deserto proprio dopo il battesimo, affronta anche lui 40 giorni di fame, di tentazioni, per confermare la sua missione che il Padre gli ha affidato. Ecco che allora possiamo dire così, la Quaresima è proprio quel tempo per riscoprire la nostra identità cristiana, il nostro essere figli di Dio per grazia in virtù del battesimo. La Quaresima ha alle spalle il nostro battesimo e ha davanti la Pasqua, e cioè un cammino di preparazione a quella pienezza che ci è donata dalla risurrezione di Cristo. Come Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni al fiume Giordano ed è condotto dallo Spirito nel deserto, così anche noi, ogni battezzato, è chiamato a fare proprio il battesimo che ha ricevuto attraverso una rinuncia alle seduzioni del male e a una convinta e libera adesione a Dio. Il tempo quaresimale è allora il periodo in cui ogni cristiano torna a riscoprire la propria vita in Cristo che ha ricevuto nel battesimo, per essere così pronto a cogliere il compimento della vita di fede che è la vita da risorti con Cristo. In questo tempo di Quaresima saremo guidati da tanti segni. La fede, l'acqua, la luce, la risurrezione. A ben vedere sono tutti segni che abbiamo già incontrato nella liturgia battesimale. Allora davvero la Quaresima è un riscoprire il proprio essere battezzati, la propria adesione a Cristo e soprattutto riprenderci l'identità cristiana che è essere risorti in Cristo. La vita cristiana è una vita da risorti. Allora possiamo partire a commentare la prima domenica di Quaresima, affrontando quel deserto, quelle prove che Gesù per primo ha affrontato e ci insegna a superare. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore tuo Dio». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Dopo il battesimo, Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Questo significa che la vita cristiana
non è limitata solo ad un sacramento che si riceve spesso da bambini, ma è una lotta spirituale che deve continuare tutta la vita. Le tentazioni non sono un peccato, ma sono delle prove. Il tema della tentazione non deve sorprenderci, in realtà è un tema biblico molto diffuso. Il libro del Siracide, un libro sapienziale, al capitolo secondo dice: «Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione». Quasi come se fosse appunto implicito il fatto che chi serve Dio deve affrontare le tentazioni. Ma nello stesso Vangelo troviamo chiari riferimenti alle tentazioni. Il più, diciamo, famoso, il più importante è sicuramente quello contenuto nella preghiera del Padre Nostro e non abbandonarci alla tentazione. Ma poi c'è un altro passo, in un momento critico della narrazione della vita di Gesù, dove Gesù è proprio nell'orto degli ulivi e chiede ai suoi discepoli: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Allora la tentazione è qualcosa sempre alla porta del discepolo. La tentazione è qualcosa che accompagna la vita di fede. L'importante, ci dice la parola di Dio, è di non cadere nella tentazione, di non far sì che la tentazione prevalga. Allora proviamo a capire innanzitutto che cos'è la tentazione e poi come vincere la tentazione. La stessa parola di Dio ci aiuta e questo episodio che abbiamo appena ascoltato della tentazione di Gesù nel deserto credo che ci fornisca la chiave per vivere meglio la nostra vita di fede. Il Vangelo dice che Gesù è affrontato dal diavolo, il quale gli rivolge tre tentazioni. Chiaro, ad una prima lettura saremmo portati a pensare, e anche è corretto farlo, che in fondo la prima tentazione rimandi alla sfera degli istinti, alle pulsioni. La seconda tentazione riguardi più che altro la seduzione verso il potere, la forza, il prevalere sugli altri. E la terza, quella di adorare al posto dell'unico vero Dio i tanti idoli del mondo. Questo a livello superficiale è sicuramente una prima chiave di lettura, ma credo che la parola che abbiamo ascoltato, il Vangelo di questa domenica, ci aiuti a fare un passo in più. Che cos'è la tentazione? Da chi arriva? E come sconfiggerla? Credo che abbiamo tutti gli elementi per rispondere a queste domande di fede. La tentazione è un tentativo del diavolo di distoglierci dalla nostra relazione con Dio. Nella vita del battezzato sono molteplici le occasioni in cui ci si può allontanare da Dio. Allora la tentazione è proprio questa. Scegliere al posto della comunione filiale che in virtù del battesimo abbiamo ricevuto con Dio, con la Santissima Trinità, scegliere di legare la nostra vita ad altro. E allora qui è corretta anche quella prima chiave di lettura che abbiamo trovato. Si può scegliere di legare la propria vita seguendo le proprie pulsioni, i propri affetti, si può scegliere di legare la vita solamente al potere mondano, si può scegliere di legare la propria vita ai tanti idoli del mondo che in ultima analisi tutti rimandano al diavolo. E qui arriviamo, credo, al cuore del discorso. Chi ci propone le tentazioni? Il diavolo. Chi è il diavolo? Diavolo letteralmente è colui che divide, il divisore. Allora capiamo che la radice di ogni tentazione è questo tentativo da parte di Satana di separare, di dividere la nostra vita con la vita di Dio. Impedire che quella comunione avvenuta grazie allo Spirito Santo nel battesimo continui a portare vita, a portare frutti di grazia nella nostra vita.
credo sia qui il centro del Vangelo di oggi. Riconoscere ciò a cui siamo chiamati fin dal battesimo a vivere, cioè una comunione piena nello Spirito con Dio, e riconoscere tutto ciò che nella nostra vita ci allontana da questa comunione. Ecco perché dicevo, in fondo la Quaresima è tutta una lotta spirituale. È a livello dello spirito che si gioca questo scontro tra questa scelta, tra l'essere pienamente figli di Dio o cedere alla logica del mondo, a ciò che il diavolo, il divisore, ci propone. Allora, come si fa a resistere alle tentazioni? Come si fa a cacciare il diavolo? Ce lo insegna Gesù, ce lo mostra mirabilmente, riferendosi in modo opportuno alla Scrittura. È Gesù il primo e più autentico esegeta. È lui la parola di Dio ed è lui che anche in questo scontro con il diavolo ci insegna a leggere bene la Scrittura, ad andare a quello che è il centro della Scrittura, a riconoscere che c'è un Padre, a riconoscere che è da Dio che viene la vita, riconoscere che è la relazione con Lui che deve essere messa al centro. Ecco, allora, come resistere alla tentazione? Certo, Gesù dice «vegliate e pregate» ai Suoi discepoli. Sono proprio questi due atteggiamenti che ci aiutano a combattere le tentazioni, a riscoprire la nostra identità cristiana, a stare bene attenti a quello che ci capita, a vegliare e a pregare, cioè a mantenere una viva relazione col Signore Gesù. Senza la preghiera, senza una vita di fede, senza i sacramenti, facilmente poi incappiamo nelle tante seduzioni che il mondo, che il diavolo ci propone. Gesù invece ci insegna che bisogna rimanere saldi nella parola, nella preghiera, in una vita di fede grazie alla quale è davvero possibile resistere agli assalti del demonio che vuole in fondo sviarci, dividerci dal Padre. Come resistere allora alla tentazione? Ce lo mostra Gesù. Di fronte alla proposta del diavolo di pensare in modo egoistico la propria esistenza, se tu sei figlio di Dio, quindi se davvero sei onnipotente, fa quello che vuoi, Gesù sempre si riferisce alla parola di Dio, cioè al progetto di salvezza che il Padre ha per il mondo intero e sa qual è il compito, la missione che il Padre gli ha affidato. Come resistere allora alla tentazione, non cedendo alla logica egoistica che ci propone il diavolo, ma imitando Gesù, ricordando che tutta la nostra vita, la vita di battezzati, è iscritta in un progetto di salvezza, che noi siamo figli di Dio. Il diavolo, come abbiamo già avuto modo di ribadire, cerca di mettere in ombra, di distruggere questo legame da figli. Gesù ci ricorda che noi siamo figli e che il figlio non si dà se non in relazione col Padre. Ecco che allora tutta la nostra vita cristiana vive di questa relazione con il Padre. Questo è anche il cammino che ci invita a fare la Quaresima, a riscoprire la nostra identità di figli di Dio. Ecco che allora la tentazione non diventa più un qualcosa di cui avere timore, ma diventa una prova che siamo chiamati a superare da autentici figli di Dio. Thank you.